René Mattaria nasce nel 1916 nel Principato di Monaco e nel 1939 rientra in Italia con la famiglia, i suoi genitori sono panettieri. Allenatore di atletica durante la guerra, combatte sul fronte russo. Dopo l'8 settembre entra a far parte della resistenza nelle zone della Valmaira e della Valcasotto. Il 4 febbraio del 1944 è arrestato dai tedeschi a Fossano e portato nella caserma Leutrum a Cuneo, trasferito al carcere delle Nuove di Torino il 21 luglio 1944 e deportato prima a Modena e poi a Bolzano. Da qui il 5 agosto del 1944 è trasferito a Mauthausen, dove gli viene assegnato il numero di matricola 82.423. Venne liberato dagli americani il 5 maggio del 1945, giorno che ai nostri microfoni ha ricordato così. Una grande emozione e non era ancora sicuro di essere liberato perché ci portavano a morire in una galleria senza a cul-de-sac, senza uscita. E lì ci siamo divisi in parecchi gruppi. Io che allora ci vedevo e ci vedevo bene, però mi ero già salvato di non essere rimasto al campo perché avevo la dissenteria e mi sono buttato in una siepe aspettando che, non so se mi sono addormentato, è passato un lungo periodo, mi sono trovato tutto solo e sento parlare piemontese ma a distanza di 3-4 metri e allora ho alzato la voce e ho detto sono anch'io piemontese, sono di Cuneo. E si sono avvicinati, fa ma tu a lei che si ero dentro la siepe, non mi si vedeva, mosso un po' la siepe, ero senza forza, si può immaginare. Mi hanno preso, mi hanno portato nella loro baracca, loro erano prigionieri di guerra, avevano la loro cucina, il lavoro e una remunerazione che dava la fabbrica.